Buongiorno dal telegiornale di Toscana TV. Apriamo con la notizia del giorno, quella legata al Green Pass. Dal 6 agosto il Green Pass è obbligatorio. Abbiamo chiesto ai cittadini se sono favorevoli e contrari e c'è per noi a Firenze Rachele Campi che ci racconta un po' com'è andata la mattinata. Rachele, insomma, cosa ne pensano i fiorentini di questo Green Pass obbligatorio? Soprattutto si sta parlando anche di ristorazione al chiuso. Beh sì, è proprio come hai detto tu, il governo ha deciso che dal 6 agosto il Green Pass diventerà obbligatorio. Questo che cosa significa? Che in sostanza i cittadini che hanno il Green Pass potranno entrare all'interno di bar e ristoranti in spazi chiusi. Questo non sarà possibile per coloro che questo PDF, questa documentazione non la scaricheranno e non potranno neanche entrare all'interno di strutture come cinema, piscine, centri termali, non potranno partecipare a convegni, a concorsi. Quindi diciamo tutto questo è stato fatto dal governo per cercare di limitare il raggio di azione delle persone che non sono vaccinate. Questo per portare la popolazione a vaccinarsi tutta, è quello che auspica il Presidente Mario Draghi, lo ha detto anche durante la sua conferenza stampa. Perché? Perché i contagi della variante Delta continuano diciamo, a ritmo serrato, solo ieri ce n'erano più di 500 e un dato che però è da tenere in considerazione è sicuramente quello dei ricoveri e delle terapie intensive, perché comunque non gli ospedali in Toscana, almeno comunque in generale in Italia, non sono in affanno, e questo potrà essere sicuramente, sarà sicuramente un metro di giudizio per eventuali poi successive chiusure. Chiedo alla regia per favore di mandare il servizio dove vi riassumiamo tutto quello che accadrà dal 6 agosto in poi. Approvato dal governo il nuovo decreto anti-Covid che entrerà in vigore dal 6 agosto e che prevede l'obbligo del Green Pass per poter accedere a diversi servizi. Chi ne sarà munito potrà consumare all'interno di bar e ristoranti, chi ne sarà sprovvisto potrà consumare solo al bancone, senza dunque la possibilità di trattenersi. Chi non avrà questo documento non potrà entrare in palestra, ai teatri, al cinema, nei casinò, nei centri termali, centri benessere, alle fiere e partecipare a convegni e alle procedure concorsuali. La direzione del presidente Mario Draghi punta a vaccinare l'intera popolazione per uscire il prima possibile dalla pandemia. Mi sembra la cosa giusta, visto che mi sono vaccinata, non vedo perché devo rischiare per colpa di chi non si vuole vaccinare. Sarà molto difficile da controllare, fatta molto all'italiana, alla fine mi dà l'idea. Però io ho la mascherina e sono a lavorare, insomma, ecco. Ci sono ancora piccole incongruenze che si capiscono in dinamiche generali, però ecco, insomma, va ancora un po' studiato, mettiamola così. È importante ricordare che il Green Pass può essere scaricato da chi ha ricevuto entrambe o anche solo una dose di vaccino e da coloro che hanno eseguito un tampone risultato negativo nelle ultime 48 ore o da chi è guarito dal Covid nei 6 mesi precedenti. E cosa ne pensa di chi ancora non vuole vaccinarsi? Io penso che non voglio usare la parola ignoranti, ma la uso nel senso di ignorare. Se loro sapessero che da Jenner, che inventò il vaccino per il vaiolo, quello della poliomielite, il tetano, la difterite, sono tutte malattie e sono state sconfitte dai vaccini. Ma non sono molto d'accordo, perché io ho preso il Covid, quindi l'ho scaricato in maniera automatica, però insomma mi sembra un obbligo non proprio consono, ecco, secondo me. Cerchiamo di essere consapevoli che non è un foglio tanto per fare, è per cautelare tutte le altre persone. Io ho perso la mamma di Covid, quindi ne so qualcosa. Il governo è al lavoro anche per stabilire in un secondo momento eventuali limiti di accesso ai trasporti, nelle scuole e sui luoghi di lavoro, ma per questi temi si dovrà aspettare anche un confronto sindacale. Ecco, abbiamo sentito le opinioni dei fiorentini sul Green Pass, però il Green Pass è anche facile da ottenere e scaricare. Rachele, raccontaci un po' come si può fare.
Sì, allora, diciamo, per scaricare il Green Pass ci sono diversi modi. Allora, il primo è sicuramente quello di andare sul sito del governo, che lo diciamo è www.dgc.gov.it, oppure tramite il fascicolo sanitario, altrimenti si può andare sulla app Immuni oppure Io e poter scaricare direttamente il PDF, oppure far riferimento anche ai medici di medicina generale. Un altro metodo sicuramente veloce, e poi lo vedremo anche nel servizio, è sicuramente anche quello di recarsi nella farmacia. Perché? Perché necessario solamente fornire la tessera sanitaria e poi penserà il farmacista e gli addetti ai lavori a scaricare il Green Pass. Un'altra cosa, lo abbiamo detto nel servizio, ma diciamo non ci stanchiamo mai neanche di ricordare certi dettagli, è che chi è che può scaricare il Green Pass? Sicuramente chi ha avuto due vaccinazioni, ma anche chi ha avuto una sola vaccinazione, chi ha effettuato un tampone ed è risultato negativo nelle 48 ore precedenti, e anche chi è guarito dal Covid nei 6 mesi precedenti. Il servizio, e ti restituisco la linea. Il Green Pass diventa obbligatorio dal 6 agosto. Per ottenerlo ci sono diversi modi. Il primo è l'attivazione attraverso il sito governativo www.dgc.gov.it o tramite il fascicolo sanitario elettronico. È possibile utilizzare anche la app Immuni, Io o attraverso i medici di medicina generale. Di grande praticità anche il servizio offerto dalle farmacie. Bastano pochi minuti per entrare in possesso della propria certificazione. Uno dei modi più semplici per scaricare il Green Pass è quello di recarsi in farmacia. Le chiedo se effettivamente qui sono venuti diversi cittadini a chiedere il documento. Sì, sono venuti diversi cittadini e stanno venendo sempre più frequentemente. Come si scarica il Green Pass in farmacia? Bisogna che il cittadino venga con la tessera sanitaria e basta, si scarica, poi provvediamo noi con la tessera sanitaria. Quindi si inseriscono i dati e il tutto viene svolto in pochi minuti? Sì, in pochi minuti, 5 minuti. E sono 470 i nuovi positivi nella nostra regione a fronte di 12.697 tamponi. Chiudiamo la parentesi sanitaria con un servizio: sono circa 500 i sanitari della ASL che ancora non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale. L'azienda è impegnata nell'accertamento. ASL Toscana Centro sta concludendo la fase istruttoria che porterà all'accertamento di medici e operatori sanitari non vaccinati. Il 31 agosto la ASL comunicherà agli interessati e agli ordini rispettivi gli esiti e poi potranno procedere con adempimenti di loro competenza. La ASL ancora non ha preso alcun tipo di provvedimento, ma l'azienda nell'ultima riunione sindacale ha ribadito di voler applicare la norma dell'obbligo della vaccinazione a tutela della salute pubblica e allo stesso tempo di voler adoperarsi per garantire servizi migliori per i cittadini. A oggi sono circa 500 i sanitari non vaccinati, mentre 7.300 sono le persone sulle quali il Dipartimento della Prevenzione sta valutando dopo la trasmissione dell'anagrafe vaccinale. L'ASL poi ha istituito una commissione a tutela dei lavoratori con funzioni di supporto informativo. E invece ci spostiamo e parliamo di sport, andiamo nella Fata delle Dolomiti, direttamente a Moena, dove per noi c'è Fabio Ferri. Oggi vediamo un grande sole a dispetto di ieri che c'era un po' di pioggia, no Fabio? Eh sì, un bel sole qua in Val di Fassa, un saluto intanto Dario a te e ovviamente a tutti gli amici di Toscana TV, un bel sole che accompagna il settimo giorno di ritiro della Fiorentina che stamani è scesa in campo ovviamente agli ordini di mister Vincenzo Italiano per la seduta mattutina, una seduta mattutina incentrata sulla parte tattica con difesa e attacco coinvolte e con il consueto lavoro di velocità, di rapidità, di scambi rapidi tra i
ai giocatori viola con un focus particolare sugli esterni d'attacco, in particolar modo insomma si è distinto con un grande allenamento José María Caleón al pari di Dusan Vlahović, che al termine appunto della seduta di allenamento si è fermato anche a firmare qualche autografo con i tifosi della Fiorentina. Per quanto riguarda la Fiorentina, tornerà in campo oggi alle 5:30 per la seconda seduta di allenamento. Nel frattempo però, dopo la seduta mattutina, ha parlato Riccardo Saponara, uno dei giocatori più interessanti visti qua nel ritiro viola, un giocatore che si sta guadagnando sempre più la fiducia di mister Vincenzo Italiano. Andiamo a sentire un estratto delle sue parole di oggi in conferenza stampa. Io vi do appuntamento ovviamente a stasera alle 21:15, quando torneremo con l'appuntamento di Casa Moena. Con Italiano un ottimo rapporto e sicuramente sa come farmi rendere al meglio. Io so che ho la sua stima e sono qui per dare una mano a lui, e nel caso in cui me lo chiedesse dare una mano appunto a tutta la Fiorentina. Ecco, io mi metto a disposizione sua, della società, e nel caso appunto mi ritenessero idoneo al progetto di quest'anno sarei contento di rimanere qui. Secondo il mister posso dare una mano quest'anno, quindi comunque ci sono buone probabilità che io possa rimanere, però sono aperto a qualsiasi possibilità e vedremo da qui a fine mercato che cosa mi diranno. Sì, non ho mai negato che durante la mia carriera ho avuto tanti alti e bassi, ho avuto diverse problematiche fisiche che sono state protratte nel tempo, mi hanno un po' creato delle difficoltà, e poi sicuramente tanti ostacoli me ne sono creati anche da solo, non l'ho mai negato. Credo di sì, credo di vivere sicuramente una maturità oggi che mi permette di esprimere le mie qualità, ma di poter essere anche un punto di riferimento dentro lo spogliatoio, perché credo di avere anche una capacità appunto di sostenere chi mi sta vicino, di poter trasmettere quello che ho vissuto io fino ad oggi e poter in qualche modo dare gli strumenti ai ragazzi per poter crescere, per poter affrontare le varie situazioni durante il campionato. Nessuna responsabilità per il camionista coinvolto nell'incidente di Alex Zanardi. L'archiviazione oggi richiesta dal GIP di Siena. Il GIP di Siena ha archiviato l'inchiesta per Marco Ciacci, il camionista alla guida del mezzo contro il quale il 19 giugno del 2020 è avvenuto l'incidente con il campione paralimpico Alex Zanardi sulla 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia nel Senese. Fu un impatto violento e tremendo per il quale il campione emiliano venne portato d'urgenza alle scotte di Siena e poi operato, è ancora in fase di ripresa. L'udienza si era svolta lo scorso 26 maggio e la famiglia del campione si era opposta alla richiesta di archiviazione fatta direttamente dalla procura, secondo la quale invece non era stato ravvisato alcun nesso causale tra la condotta dell'autista e la determinazione del sinistro stradale. In 16 pagine il GIP Cornetti ha poi accolto la richiesta. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. A tutti una buona continuazione su Toscana TV.